È iniziata con la protesta dei giovani avvocati all'esterno di Castel Capuano la 3 giorni della 7ª Conferenza Nazionale dell'Avvocatura. Uno striscione che riproduceva il titolo del convegno La giustizia umiliata è stato esposto fuori da Castel Capuano. Siamo scesi in campo per difendere la democrazia e soprattutto il diritto alla giustizia. Questo diritto alla giustizia adesso è negato alla cittadinanza perché la cittadinanza si trova priva di poter accedere alla giustizia. La giustizia l'hanno uccisa tutti questi provvedimenti del governo. Gli ultimi governi che si sono succeduti hanno continuato a emanare una serie di decreti negando di fatto l'accesso alla giustizia. I cittadini non sanno niente. All'interno poi la bagarre, quando gli avvocati hanno provato ad entrare e sono stati respinti dal cordone di polizia. Momenti di tensione, poi la sala si è riempita. Sul palco anche il presidente Caia, che ai nostri microfoni ha affermato. Giustizia umiliata è un tema che definisce in maniera plastica la giustizia di oggi. Una giustizia che costa, una giustizia lontana dal cittadino, una giustizia che non garantisce un processo giusto ed equo. Quindi non c'è soggetto più importante che l'avvocatura italiana che deve farsi portatore non quella di una battaglia di categoria, una battaglia di libertà, di democrazia, di garanzia dei diritti di tutti. Solidale con i giovani avvocati Luigi De Magistris, sindaco di Napoli, che sul costo della giustizia si è così espresso. La giustizia deve essere uguale per tutti e quindi per essere uguale per tutti c'è bisogno di un accesso alla giustizia che la possano avere tutti, non solo chi ha i soldi. Presente tra gli ospiti il presidente della BCC, la Banca di Credito Cooperativo di Napoli, Amedeo Manzo, che ai nostri microfoni ha lanciato un messaggio positivo. Un evento importante dell'avvocatura, al mondo accademico, della magistratura, eccetera, e che vede ancora una volta questo meraviglioso salone, Napoli, trionfare come patria, oltre che della cultura, della storia, ma anche del diritto. Per cui la nostra banca, vicino a un evento come questo, ha lo scopo di essere elemento pulsante di tutti gli eventi della nostra città, per fare in modo di essere vicini ai cittadini e per essere in linea con questo rinnovamento che sicuramente si svilupperà nell'ambito del 2014 per il nostro territorio.